ma forse non tutti sanno che uno strumento per, diciamo, dialogare con la pubblica amministrazione, oltre al famoso SPID, è la carta di identità elettronica, che può essere anche utile per registrarsi al programma di cashback. E così abbiamo chiuso un po' il cerchio del primo tema della giornata, per il quale annuncio anche il nostro secondo ospite, cioè Stefano Imperatori, direttore sviluppo soluzioni integrate del Poligrafico della Zecca dello Stato Italiano, per parlare della carta d'identità elettronica. Dottor Imperatori, buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno, grazie. Allora, lei ci deve perdonare, noi l'abbiamo presa un po' dalla porta di servizio questa carta d'identità elettronica, cioè l'abbiamo legata al cashback, che però ha avuto molta fortuna qui da noi, insomma, lo sa, in tutta Italia c'è stata un po' una corsa a registrarsi, a fare tutti i passaggi, anche con qualche difficoltà, per avere questo ritorno appunto dalle transazioni, dalle spese che facciamo con strumenti di pagamento. In realtà di solito si fa riferimento allo SPID, al sistema pubblico di identità digitale, ma la carta d'identità elettronica in sigla CIE in realtà garantisce l'accesso al cashback, ma moltissime altre cose. Ce ne vuole parlare brevemente lei, dottor Imperatori? Certamente, sì. Carta d'identità elettronica, oggi, ad oggi abbiamo 18 milioni 300 mila carte di identità elettronica che sono state emesse, e da questo punto di vista è lo strumento maggiormente diffuso per permettere ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. La cosa interessante della carta d'identità elettronica è che è uno strumento che è nelle tasche degli italiani e che non ha necessità di nessun sistema di attivazione, nel senso che la carta d'identità elettronica, quando viene recapitata all'indirizzo di spedizione, normalmente all'indirizzo di casa, è già pienamente funzionante. Per poterla utilizzare è sufficiente avere il PIN. Il PIN, che è un codice che viene rilasciato da parte del comune all'atto della richiesta, e la seconda parte di questo codice arriva a casa insieme alla carta d'identità elettronica. I cittadini che vogliono utilizzare carta d'identità elettronica per accedere ai servizi della pubblica amministrazione devono disporre quindi della carta d'identità elettronica, del PIN, ed è sufficiente avere un telefonino per poter interagire con la carta ed effettuare l'accesso a tutti i servizi col massimo livello di sicurezza. Allora, io do un'informazione di servizio: c'è un sito da cui si può partire e trovare tutte le informazioni, addirittura anche prenotarsi presso il comune per ottenere la carta d'identità elettronica. Il sito è il seguente: carta identità, così come ve lo dico, quindi non c'è l'accento, cartaidentita.interno.gov.it, e questo è il sito da dove si può partire per avere tutte le informazioni di base. L'altra informazione che vi voglio dare, aggiornate le agende, dal 28 di febbraio tutte le amministrazioni permetteranno di utilizzare la carta d'identità elettronica per accedere ai loro servizi. Come diceva giustamente il dottor Imperatori, non servirà nessuna attivazione, questo è molto importante, quindi significa che potremo dialogare con tutte le amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia delle Entrate all'INPS al nostro comune, con la carta d'identità elettronica, dottor Imperatori? Sì, le confermo che questo è l'indirizzo del decreto di semplificazioni, e prevede apposta che tutte le amministrazioni devono permettere questo accesso. Ovviamente molte le amministrazioni che permettono l'accesso con carta di identità elettronica, abbiamo circa 300 servizi già attivi, tra cui apposta citava l'INPS, alcuni comuni, naturalmente molte regioni, e diciamo progressivamente il Ministero dell'Interno e ovviamente anche il Poligrafico stanno abilitando tutte le amministrazioni che fanno richiesta per poter rispettare puntualmente l'appuntamento del 28 febbraio. Questo, apposta, mi permetto di dire, è veramente un risultato molto importante, perché apposta lo strumento maggiormente diffuso, che poi è quello della carta d'identità elettronica come strumento di accesso ai servizi online, permette a tutti i cittadini di poter accedere. Abbiamo visto recentemente, prima veniva citata apposta cashback, l'app Io, che permette di effettuare l'accesso con carta d'identità elettronica. Proprio quando è stato fatto l'annuncio dell'avvio del cashback, che è stato l'8 dicembre, c'è stata una corsa all'utilizzo di questo strumento apposta per poter accedere ai servizi, in questo caso dell'app Io. Allora, devo farle diverse domande che ci arrivano anche dagli ascoltatori. Un ascoltatore ci chiede: quanto costa rispetto a una carta tradizionale? Non mi pare moltissimo, 16 euro o sbaglio? Ho detto un numero? No, sì. Prego. Sono 16,79 euro il costo della carta, più i diritti di segreteria che ti vengono dal comune. Insomma, mediamente abbiamo un costo di circa 22 euro. Mi permetto
di precisare che tra l'altro è uno dei costi più bassi a livello europeo per l'emissione di un documento di identità elettronico come il nostro. Ecco, poi chiede, ma quali tempi ci sono di attesa? E qui mi collego anch'io, perché allora la carta d'identità elettronica, se uno ha già la carta d'identità cartacea, perdonate il bisticcio, può richiederla, ma solo se per dire la carta cartacea è lesionata, non è più leggibile, è stata smarrita, è stata rubata, insomma. Non è possibile chiedere in anticipo? Prego. In realtà c'è una novità, perché il decreto semplificazioni, proprio in considerazione dell'importanza di questo strumento, permette a tutti i possessori di una carta di identità cartacea, anche in corso di validità e perfettamente integra, di chiedere il rilascio di una carta di identità elettronica. Quindi tutti i cittadini in possesso di una carta di identità cartacea possono richiedere una carta di identità elettronica. Questo è una novità però appunto recentissima che comunichiamo praticamente, ribadiamo qui dai microfoni di Radio 24. Ci chiede un ascoltatore, e se ho perso il PIN della carta d'identità elettronica, cioè ce l'ho ma me lo sono perduto, posso richiederlo? Assolutamente sì, questa è una situazione diciamo che è stata prevista, naturalmente è possibile rivolgersi al comune che effettua la ristampa dei codici PIN e PUC. Questo processo avviene in questo modo perché la carta di identità elettronica è uno strumento di identità digitale di massimo livello di sicurezza riconosciuto in tutta Europa. Quindi il modo di rilascio della carta e anche dei codici abilitativi deve avvenire nel modo più sicuro possibile. Quindi è possibile, recandosi presso un comune, chiedere la ristampa di questi codici. Quindi naturalmente anche la carta di identità elettronica può essere utilizzata per l'espatrio, o non più adesso per il Regno Unito, ahimè, perché si sono collocati al di fuori della UE, però per loro ci vorrà il passaporto, per tutti gli altri stati dove basta la carta di identità, basta la carta di identità elettronica. Assolutamente sì, tra l'altro questo strumento è possibile utilizzarlo anche all'estero, mi spiego meglio, un cittadino italiano che risiede ad esempio a Monaco può accedere ai servizi della pubblica amministrazione tedesca con la carta di identità elettronica italiana. Questo perché il nostro strumento di carta di identità elettronica è stato notificato a livello europeo come strumento di massimo livello di sicurezza di identità digitale e l'accesso a tutti i servizi europei. E anche questo è un bel servizio naturalmente per tutti i cittadini italiani. Allora, dottor Imperatori, purtroppo dobbiamo salutarci, ma le chiederei di restare in contatto perché ci sono molti, molti quesiti di tanti cittadini. Ad esempio ci chiedono, ma il passaporto elettronico può essere utilizzato? No, ci sono due cose diverse. Il passaporto elettronico è un documento, la carta d'identità elettronica è quello per dialogare con la pubblica amministrazione, cosa che il passaporto elettronico non consente. Mi pare di aver compreso correttamente. Sì, sono tutti e due strumenti di riconoscimento, però la carta d'identità elettronica permette anche di avere uno strumento di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Ecco perché è presente anche un PIN, cosa che su un passaporto invece no, funge soltanto da documento di viaggio. Comunque lei resti per favore a nostra disposizione, perché temo che dovremo tornare. Se avete altri dubbi che volete sottoporci, potete anche usare la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. Noi ringraziamo Stefano Imperatori, che è direttore sviluppo delle soluzioni integrate al Poligrafico e Zecca dello Stato. Grazie dottor Imperatori, molti auguri per il 2021 naturalmente. Grazie a voi.